Charles Heitzig, innanzitutto è stata fondata una cinquantina d'anni prima di questa trattoria, 1851, è una delle maison che ha sede a Reims, quindi insomma il cuore della Champagne, come Krug, come tante altre, come Delair, è una delle storiche, ma neanche troppo storiche, perché sapete le prime si parla del 1700, ma diciamo abbastanza fa le prime, soprattutto è una maison diventata famosa negli Stati Uniti, perché il fondatore, appunto Charles Heitzig, che poi sarebbe Charles, insomma alla francese, però in realtà tutti lo chiamano Charlie, Champagne Charlie, perché lui fece questo grande lavoro negli Stati Uniti ai tempi della guerra di secessione, e lui addirittura passò anche dei guai perché venne iscritto come collaborazionista dei sudisti, insomma se ne andò un po' a cercare, però fu il primo ad aprire praticamente il mercato americano dello champagne. Sapete, lo champagne storicamente la Russia, l'Inghilterra soprattutto, mercati che sono tuttora fra i più importanti. L'Italia mi sembra al quinto o sesto posto, quindi abbastanza in alto, però il primo è sempre diciamo l'Inghilterra, e gli Stati Uniti sono diventati grandissimi grazie appunto pionieri, diciamo, che parlando dei pionieri alla frontiera degli Stati Uniti sono girati un po' e hanno fatto capire agli americani qual era questo gusto, il gusto della bollicina. La maison appunto è radicata a Reims, ma ha praticamente in tutta un po' la Champagne, più o meno. Tenete conto che i prodotti che assaggerete stasera, il Brut Reserve, sia rosé che bianco, hanno dentro quasi uve provenienti da 60 diversi villaggi, quindi capite bene che è una diffusione ampia. Non sono la maggior parte, non sono vigne di proprietà, Charles è una grande maison e quindi la maggior parte delle uve vengono acquistate, ma sapete che in Champagne l'acquistare le uve non è una condanna così tremenda come in Italia, dove tutte le volte si trova imbottigliato da sembra che il vino non sia nemmeno da avvicinarsi. In Champagne in realtà il sistema è molto diverso, cioè ci sono i contadini, i récoltants che coltivano l'uva, soprattutto quelli che la coltivano nei territori cosiddetti Grand Cru, quindi quelli più importanti, sono personaggi altamente specializzati, addestrati e che alla fine vendono il loro prodotto a 5-6 euro al chilo l'uva. Immaginate, considerate il Chianti Classico 0,80, ecco lì 6 euro al chilo, cioè farei anch'io il contadino, molto volentieri. Tant'è che i champagne, quelli che stanno meglio, sono non chi vende il vino, ma chi lo coltiva, che ha diciamo una rendita veramente assicurata, però deve avere gli standard dell'uva, deve essere altissimo. Una maison come Charles Heitzig, che tra l'altro recentemente è entrata in un gruppo del lusso molto importante, nel corso degli anni è stata anche il proprietario di Martin. Quindi cosa possono fare questi grandi maison? Possono veramente uscire sul mercato solo con dei prodotti di livello altissimo, quindi vuol dire comprare le migliori uve, fare magari non 10 milioni di bottiglie, farne molte meno, ma il livello qualitativo alzarlo tantissimo. In particolare Charles Heitzig ha una specie di record che condivide con Krug. Voi sapete che lo champagne, soprattutto quello senza annata, normalmente viene fatto assemblando non solo uve provenienti da villaggi diversi, in questo caso fino a 60, ma anche annate diverse, una cosa che non si può fare diciamo in Italia, ma in generale delle denominazioni non c'è l'annata, perché appunto le uve provengono anche da annate diverse. Normalmente si va indietro di 1, 2, 3 anni, 4, 5 nelle maison che ci investono molto. Krug, che comunque all'interno del gruppo molto grande, anche Charles Heitzig hanno vini anche 10 anni fa. Voi pensate cosa vuol dire tenere 10 annate di vino stoccato, va bene che loro hanno le gallerie sotto la città, del gesso eccetera, ma il costo che può avere tenere queste bottiglie nelle cantine. Però è la vera ricchezza, perché vuol dire che ogni anno voi trovate nel gusto di questi cuvée uno stile riconoscibile. Nel libro che ho scritto, Liberco, veloce, 100 pagine, manuale di proprietazione del champagne, il primo capitolo io parlo proprio del che la prima cosa che uno, anche che non è esperto di champagne, deve fare, deve scegliersi una maison, cioè decidere qual è quella sua maison del cuore, e spiego come fare a sceglierlo, cioè lo puoi scegliere in base, ti piacciono i vini più freschi, più acidi, magari vai a zone maison che sono più sullo chardonnay, più fini, non so, Paillard, se ti piace il gusto un po' più ricco, corposo, allora magari puoi andare su Berlicot, se ti piace un po' il gusto intermedio Red Alert, se ti piace un gusto molto classico, morbido, delicato, ma che abbia tante sfumature, per esempio Charles Heitzig si pone esattamente lì. E come fanno comunque in generale le maison ogni anno? Il successo dello champagne è questo, no? Noi siamo abituati ai vini, hanno sempre l'annata,
Voi bevete un Brunello 2006, ha fantastico, incredibile. Bevete un 2005-2007, sono vini quasi completamente diversi, no, ma comunque può sicuramente piacere in maniera diversa. In champagne non succede, perché ogni volta comprate quell'etichetta, in qualsiasi momento la comprate, vi aspettate di trovare quel gusto, così come succede nel cognac, così come succede in tanti prodotti che, guarda caso, hanno un successo commerciale simile. Le persone si abituano a quel gusto, a quell'idea, e ogni anno deve essere mantenuto. In champagne si può fare se hai il fiato e i soldi di tenere lì stoccate 10 anni. Voi pensate cosa vuol dire tenere immobilizzato questo vino 10 anni, però immaginatevi anche, vi trovate un'annata un po' con poca acidità, come può essere il 2000-2001, e voi avete in cantina un'annata come il 96 che è un'acidità altissima. Il vino vi verrà buonissimo, che vuol dire ci mettere una proporzione di più del 96. Sì, però voi lo state assemblando nel 2001, questo vino lo venderete nel 2006, quindi rendetevi conto della disponibilità economica che ci vuole per mantenere questo giochino. Per questo che le più grandi maison fanno dei prodotti eccezionali, ma hanno un costo spesso che non viene coperto dalla bottiglia. Krug, nonostante costi 150 euro la bottiglia, non, comunque non sarebbe economicamente sostenibile, perché deve gestire 10 annate, e non solo 10 annate, loro ne tengono anche diviso ovviamente lo Chardonnay dal Pinot Nero, il Pinot Nero di un villaggio da quell'altro, quindi moltiplicate ogni anno per 20 le variabili, capite bene che ci vuole due città per mantenere questa diversità. Questa diversità è quella che poi però si spera nel bicchiere si riesca a raggiungere. Quindi Charles Heinzig, soprattutto negli ultimi anni, ha rifatto completamente le cuvée. Vedrete quando assaggeremo il millesimato che la bottiglia è molto diversa. Questa bottiglia, come vedete, è un po' strana, no? C'ha una struttura un po' particolare, ma ci stanno un po' arrivando tutte le maison. Prima è stato Fayard, poi Bollinger, ora anche Heinzig. Questa è una bottiglia che cerca di simulare l'effetto Magnum, cioè praticamente avere un collo molto stretto e una base molto larga. Questo perché, diciamo, l'evoluzione di questa bottiglia è più lenta, il prodotto rimane più fresco, più acido e quindi più anche stimolante da bere. Quindi le maison che lavorano soprattutto su cuvée molto ricche come queste cercano di usare queste bottiglie qua giù. Loro hanno poi cambiato la bottiglia per far vedere che queste cuvée che state assaggiando sono un progetto completamente diverso. È un po' difficile, nel libro ne parlo in maniera un pochino più leggera, però capite bene che ogni anno praticamente state quasi di partire da zero, assemblando vini da diverse zone, come si fa sempre, diciamo, l'idea del pittore, no? Che prende la tua tavolozza, prende un po' di questo villaggio, un po' di quest'altro, un po' di quest'altro ancora, un tocco di Pinot Nero, un tocco di Chardonnay, un tocco di Pinot Meunier, li mescolo e ottengo un vino che poi ogni anno deve essere uguale, però ogni anno cambiano tutti i fattori. Quindi è come quando si fa un blend di whisky, come si fa un cognac, ci sono questi nasi particolarmente famosi, sviluppati, che riescono a tenere sotto controllo tutte queste variabili. E il successo delle grandi maison dipende proprio da questo, dal fatto che hanno questi chef de cave, queste persone che non sono enologi, o perlomeno anche se lo sono, in realtà seguono il vino dal campo fino alla cantina, li assemblano e ogni anno danno questo prodotto. Quindi Charles Heinzig, che è famosa al di là del Blue Reserve per il Blanc de Millénaire, che stasera non ce la facevamo assaggiarlo, uno Chardonnay in purezza grandissimo. A suo tempo faceva la cuvée de prestige Champagne Charlie, che adesso non viene fatta più, che viene puntato su questo Blanc de Millénaire, e poi viene il millesimato, ogni anno un prodotto affidabile. Siamo andati a cercare per quest'anno il 2000, perché non ha un'acidità esagerata, ha un discreto corpo, e quindi vedete che con la bistecca può farcela. Di premetto che con la bistecca lo champagne in teoria non si dovrebbe nemmeno provare, però insomma si piacciono le sfide impossibili e tutte le volte andiamo a provarne una diversa.